Gibalou. Gibalouando. Ciao a tutti, ci troviamo con il nostro ultimo appuntamento di questo cammino che abbiamo fatto in Quaresima con i nostri sassi. Oggi abbiamo l'ultimo, Domenica delle Palme, che in realtà era domenica scorsa. Non siamo in ritardo, ma perché vogliamo unire questi due momenti, la Domenica delle Palme e domani, che sarà Pasqua. Abbiamo fatto tutto il cammino, tutti i nostri sassi, li abbiamo svelati, abbiamo la nostra croce e vi chiedo solo questa cosa, di pensarci magari nella prossima settimana, poi riprenderemo il nostro cammino un attimino più avanti. Dovete pensare a quella cosa che secondo voi siete migliorati. Uno dice, penso in questi ultimi mesi, quest'anno o quando volete voi, fatevi aiutare, ma pensateci voi, mi raccomando, a quella cosa che secondo voi siete migliorati. Ecco, perché questo? Perché Pasqua è anche questo, è anche migliorare in qualcosa. Con parole un pochino più difficili, ma neanche così tanto difficili, vuol dire risorgere. Gesù risorge vuol dire che passa dalla morte alla vita. Passare dalla morte alla vita vuol dire migliorare in qualcosa nel nostro caso. Ecco perché allora abbiamo svelato tutti i nostri sassi e siamo lì alla croce. Se riuscite, tenete ancora questa croce con questi sassi nella vostra casa, lì dove l'avete posizionata. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Ci vediamo presto. Ciao!